уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. Buongiorno Siena, buongiorno Radio Siena TV, le 7.33 in questo venerdì 4 marzo, al microfono Giulia Maestrini come ogni mattina per le notizie in copertina, l'avete sentita la voce di Vladimir Putin che ieri con un messaggio diffuso da Mosca proprio mentre al confine bielorusso si tenevano i negoziati ha dato sostanzialmente una spallata a quella poco di apertura che si stava creando dicendo fra le altre cose non rinuncerò mai all'idea che Russia e Ucraina siano un solo popolo anche se alcuni sono stati intimiditi dalla propaganda ribaltando completamente la visione e sostanzialmente dicendo che lui non farà un passo indietro e che questa che chiama operazione speciale e non guerra come ha imposto di fare anche ai media del paese andrà avanti. Ecco quindi una spallata proprio mentre appunto si tenevano i negoziati fra le due delegazioni con posizioni diverse, la Russia che diceva stiamo andando avanti, potremmo trovare un compromesso, l'Ucraina che invece rispondeva non abbiamo fatto nessun passo avanti, intanto l'altro fronte, quello del presidente Zelensky che anche ieri è tornato a parlare dal bunker dove è nascosto ma ha detto a Putin incontriamoci, vediamoci noi due da soli non a 30 metri con quel tavolo lunghissimo a cui abbiamo visto le foto di Macron e di Scholz, incontriamoci noi è l'unico modo per porre fine a questo e ovviamente l'invito è caduto nel dimenticatoio per adesso e anzi l'attacco russo è proseguito nella notte con il bombardamento a una centrale nucleare a Zaporizhzhia, siamo nel sud-est del paese, le riprese di sorveglianza hanno ripreso appunto i missili che hanno colpito un edificio vicino che fa parte della centrale vicino ai reattori, ore di paura perché la centrale è enorme, è la più grande dell'Ucraina, dicono gli esperti, se dovesse accadere qualcosa sarebbe un disastro peggiore di quello di Chernobyl con i poliziotti che non riuscivano a intervenire perché sotto attacco dell'artiglieria, con i vigili del fuoco che non riuscivano a intervenire alla fine, per fortuna intorno alle 5:30 di questa mattina è arrivata la notizia che l'incendio è stato spento e che la centrale è tornata in sicurezza, è quello che gli esperti e gli analisti chiamano il terrorismo nucleare, ovvero usare anche quell'arma lì, Putin l'ha già fatto, per provare a forzare la situazione. Dunque queste sono le notizie della prima ora di questa mattina, ma tanto altro troviamo sui giornali, compresa una questione, chiamiamola così, politica tutta italiana che si è consumata ieri e con il governo che ha rischiato di andare sotto per lo strappo della Lega e di Forza Italia. Troviamo tutto nei giornali, li vediamo insieme fra pochissimo. Buongiorno Siena, dunque andiamo insieme a vedere le prime pagine dei giornali nazionali che per l'ottavo giorno consecutivo ci raccontano il conflitto in Ucraina, conflitto che dal punto di vista militare è divenuto pesantissimo, le città assediate in un assedio che qualcuno ha definito medievale, ovvero senza acqua, senza cibo, senza riscaldamento, senza energia elettrica, le città davvero assediate mentre a Kiev si prepara una resistenza che promettono gli ucraini sarà strenua, veramente con le barricate per le strade, i cavalli di fresa di fronte ai principali edifici, sacchi di sabbia sulle finestre dei ministeri, veramente uno scenario di un altro tempo. Intanto ieri i negoziati, come detto, in Bielorussia niente di fatto sostanzialmente, anche se si è raggiunta un accordo che però non è ancora operativo, bisognerà capire quando e come diventerà operativo per
un temporaneo cessate il fuoco così da permettere dei corridoi umanitari per evacuare i civili. Sono ancora moltissimi i civili sostanzialmente prigionieri assediati davvero nei sotterranei, nei tunnel, nei rifugi antiaerei dove stanno praticamente ormai da 8 giorni. Questo è lo scenario che troviamo sui giornali. Come contraltare invece appunto questo strappo di Putin che abbiamo sentito in copertina, che sostanzialmente ha chiuso la porta con un calcio, come scrive il Corriere, in faccia ai negoziati. E infatti questo è proprio il titolo del Corriere della Sera, partiamo da qui. Putin affonda la tregua, intesa Russia-Ucraina sui corridoi umanitari, ma il Cremlino minaccia, non ci fermiamo. Zelensky risponde, vediamoci. E queste sono proprio le due foto dei due presidenti, Putin nell'ufficio del Cremlino da cui ha mandato insomma questo video ieri, e Zelensky invece, il premier appunto ucraino, che chiede l'incontro a due. Intanto anche qui i racconti dal campo. Lorenzo Cremonesi è a Kiev, racconta proprio quello che vi dicevo, le trincee nelle strade, i sacchi di sabbia sulle finestre dei ministeri, la resistenza che si prepara davvero strada per strada. Andrea Nicastro invece è a Mariupol, dove la città appunto è assediata ormai da giorni, 500.000 persone rimaste intrappolate senza acqua, senza riscaldamento, senza energia elettrica, e dice, scrive Andrea Nicastro, bombe sulla via degli italiani proprio da Mariupol. E poi i commenti sui soldati ragazzini, cioè questo esercito di russi che spesso sono stati mandati a combattere con l'inganno, scrivono i media indipendenti, sono giovani, sono poco esperti, sono male organizzati e crollano poi di fronte alla situazione sul campo. Ma c'è anche Francesca Basso che intervista Valdes Dombrovski, che è il vicepresidente della Commissione UE, dice invasione barbarica va bloccata. E poi un ritratto molto interessante firmato da Paolo Valentino, è il ritratto del ministro degli esteri, scrive Valentino, la sconfitta di Lavrov, l'equilibrista, perché scrive appunto tutte le cancellerie internazionali sapevano che Lavrov non voleva l'intervento militare, lui che per anni è stato l'equilibrista, così lo hanno definito, che cercava di rendere potabile il profilo di Putin di fronte agli stati internazionali, e appunto oggi viene sconfitto e il filo su cui camminava come equilibrista, dice, è stato tagliato proprio da Putin. Siamo sulla Repubblica, che sceglie un'immagine molto potente che ci riporta veramente a un tempo che pensavamo di non rivedere. In fuga dalla morte, questi bambini su un treno in viaggio, in fuga chiaramente, oltre 1 milione gli ucraini scappati in 8 giorni dal loro paese sotto le bombe. Al Consiglio UE accordo sulla protezione temporanea, Putin avanti secondo i piani, Zelensky dice vuole arrivare a Berlino, per Macron il peggio deve venire, Gorbaciov fermate il Cremlino, Mosca concede corridoi umanitari ma non frena la guerra totale. Macron ieri ha avuto un colloquio telefonico con Putin che è durato, secondo quanto è emerso, 1 ora e mezzo, ma dopo questo colloquio il premier francese è stato tutt'altro che rassicurante, appunto ha detto questa frase, la sensazione è che il peggio debba ancora venire. Anche su La Repubblica troviamo questi reportage molto interessanti, il fronte sud, i russi puntano a Odessa, la città, il porto sul Mar Nero, che anche quello è pronta a combattere con le navi a largo già da giorni, gli abitanti si aspettano e temono un'incursione dal mare, e poi sul treno con i volontari tornati per combattere, cioè tutto quel flusso di persone che sta facendo la strada al contrario e che dall'estero torna in patria per arruolarsi insieme ai volontari della resistenza. Andiamo sulla stampa. Dall'apertura a un bellissimo reportage di Francesca Mannocchi da Kharkiv, nell'inferno di Kharkiv.
Intesa temporanea sui corridoi umanitari per 48 ore, Zelensky chiede di incontrare il presidente russo. Il reportage dalla città distrutta. E questo appunto è il reportage della Mannocchi, mentre con tanti altri interessanti commenti, da una parte Emma Bonino, l'ex ministro, che dice: se per la prima volta l'Europa protegge la fuga dei profughi, secondo l'ONU sono già 1 milione, ieri è stato raggiunto un raccordo a livello europeo per la protezione internazionale, il che significa che sostanzialmente i profughi in fuga non avranno bisogno di documenti, di visti o di status particolari per avere un anno di condizione appunto di profugo di guerra, e quindi la possibilità di muoversi, di cercare lavoro, di cercare alloggio, eccetera. È una novità per l'Europa e per l'Italia, che mira proprio a snellire e a facilitare questi processi. E poi quel muro umano contro i tank, l'Ucraina non si arrenderà mai, è un pezzo firmato da Henry De Luca sulla Stampa, il diritto di non farsi sottomettere. Mentre un interessante commento di Domenico Quirico: è l'ora dei lupi, l'incubo di Odessa. Dopo la seconda guerra mondiale, dice, tutti i bambini di Odessa imparavano a memoria due date, 16 ottobre 41 e 10 aprile 44. Era quel lungo periodo ciò che separava la tragedia dalla resurrezione, l'ennesima, l'ultima, si sperava. Nel 41 le truppe rumene alleate dei tedeschi, avanzando dalla Transilvania, entrarono nel grande porto del Mar Nero. Questa è la storia appunto che si ripete, raccontata da Domenico Quirico sulla Stampa. E ancora andiamo sul Messaggero. Tregua per chi fugge è il titolo, appunto, accordo Kiev-Mosca per i corridoi umanitari, ma Putin dice: non mi fermo, i petrolieri, stop alla guerra, allarme sulle centrali nucleari. Fra l'altro a Odessa ieri, davanti al porto dove appunto stazionano da giorni le navi della flotta russa, è affondato un cargo estone, probabilmente colpito da appunto militarmente, un mercantile che si trovava davanti al porto di Odessa, che è andato a picco con il suo carico e batteva appunto bandiera estone. Il Sole 24 Ore: mini tregua per salvare i civili sulla Russia all'ombra del default, perché chiaramente le sanzioni si fanno sentire. Intesa sul cessate il fuoco temporaneo per aprire i corridoi umanitari e in soccorso dei rifugiati, permesso di un anno. E appunto Moody's e Fitch declassano il debito russo a junk, cioè spazzatura, cioè un paese che non sarà in grado di ripagare il debito. Gas ancora da record, si impennano i prezzi del gas ma anche del grano ormai, e questo è un fatto. E poi a centro pagina quello che vi abbiamo fatto sentire in copertina: Putin insiste, continueremo senza compromessi. E il corridoio della paura è il titolone del Manifesto. Qui siamo a Leopoli, la città a ovest, vicino al confine polacco, dove si è spostata ad esempio anche la nostra ambasciata, e è una città che ancora non è stata colpita, che ancora non è stata colpita militarmente, ma che sta subendo la pressione incredibile di queste migliaia e migliaia di persone che qui arrivano per poi sostanzialmente smistarsi verso i confini. È un po' la città hub della fuga, e quindi davvero si sta organizzando con i volontari e con ogni mezzo per cercare di accogliere queste persone in fuga e poi riuscire a smistarle sui treni che ancora funzionano o verso i punti di confine con la Polonia, con la Moldavia, eccetera. Intesa sui corridoi umanitari, Putin dice: distruggeremo l'anti-Russia dell'Occidente. Zelensky: parliamoci. Sirene d'allarme a Kiev, a Kharkiv colpite 3 scuole, Odessa teme l'attacco dal mare, a Kherson il sindaco negozia la resa. Si teme per le centrali nucleari, appello dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale del Nucleare, a Mosca.
E la Corte dell'Aia apre un procedimento, ma verso tutte le parti, dal 2013. Biden contrario alla no-fly zone sarebbe la guerra mondiale. No-fly zone che Zelensky sta chiedendo a gran voce, ma che, dice Biden, sarebbe ad altissimo rischio di dover abbattere un velivolo russo e quindi di fatto entrare formalmente in guerra. Quindi ancora si tiene sulla no-fly zone. Avvenire vede la questione negoziati, uno spiraglio di umanità intesa sui corridoi per i civili, ma non c'è la tregua, si tratterà ancora. Bombe sulle scuole, 30 morti, due centrali nucleari a rischio, Putin avanti, siamo un solo popolo, è colpa dei neonazisti, l'economia russa vacilla, l'UE permesso fino a 3 anni per i profughi. E appunto si tratterà ancora, perché un nuovo incontro, il terzo, dovrebbe esserci lunedì secondo i programmi. Il Cremlino non vuole fermarsi, scrive appunto Avvenire, aumenta la censura mentre fronteggia il declassamento del suo debito. Questa è l'ampia parte appunto legata alla guerra. Sui giornali c'è un'altra questione, come vi dicevo, tutta squisitamente italiana, e andiamo a cercarla. Qui siamo ad esempio sulla Repubblica, perché ieri si è sfiorata la crisi di governo, con il governo che non è andato sotto per un solo voto. Siamo in commissione finanze alla Camera, si trattava della riforma sul catasto, peraltro inserita nei piani del PNRR. Ieri c'è stato questo blocco in qualche modo di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per sopprimere la riforma del catasto. Alla fine un solo voto di Noi con l'Italia, quello che ha permesso al governo di non andare sotto. Draghi aveva detto: se questa riforma non passa, l'esperienza di governo è finita, quindi siamo veramente in bilico su una crisi di governo in questo momento storico. Catasto, crisi sfiorata, la riforma passa per un solo voto, è il titolo della Repubblica. Il Corriere lo mette in soppalco alto: catasto sì per un voto e lo strappo di Lega e Forza Italia. Lo troviamo un po' in realtà su tutti i giornali. Ecco qui: catasto, governo salvo per un voto, lo stralcio della riforma spacca la maggioranza, duro scontro sul rischio crisi, è il titolo del Sole 24 Ore. Ovviamente non c'è bisogno di dire cosa sarebbe una crisi di governo in questo momento. Il governo si divide sul catasto, centrodestra contro la riforma, è il titolo del Messaggero. E diciamo che le fibrillazioni governative sono sempre più intense. La Lega ieri ha detto: di fatto da oggi siamo liberi, abbiamo le mani libere, voteremo su ogni provvedimento come riteniamo opportuno, in qualche modo rimarcando ancora questo stare in maggioranza ma soltanto con un piede, e di fatto tenere sempre il governo in bilico. Questo è lo scenario politico di oggi, e direi che ci possiamo fermare qui con le notizie internazionali e nazionali. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo, andiamo a vedere i giornali di casa nostra.
Eccoci qua, dunque abbiamo sentito questa novità nell'ambiente, diciamo, economico del nostro territorio. Siamo a Montalcino, dove è stata venduta per oltre 300 milioni la tenuta di Castiglion del Bosco, guidata dal 2003 da Massimo e Chiara Ferragamo. È stata venduta a un importante family office internazionale, che però rimane, su cui rimane il più stretto riserva. 2000 ettari di paradiso nel cuore della Val d'Orcia, Castiglion del Bosco, e sono andati appunto nelle mani di un nuovo proprietario che però appunto rimane top secret. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Passaggio di testimone per una delle più importanti realtà vitivinicole di Montalcino. È stata venduta a Castiglion del Bosco, grande tenuta guidata dal 2003 da Massimo e Chiara Ferragamo, che si estende per 2000 ettari nel cuore della Val d'Orcia, con resort di lusso, una cantina che produce Brunello e anche un golf club. A darne notizia la stessa azienda in una nota, limitandosi a spiegare che il nuovo proprietario è un importante family office internazionale. E proprio sul nuovo proprietario, oltre che sull'entità economica dell'operazione, rimane il più stretto riservo. La decisione di questo avvicendamento nasce con l'obiettivo di garantire lo sviluppo futuro sia della parte ospitalità che di quella agricola nell'intera proprietà, e avviene nel segno della continuità, sottolinea una nota dell'azienda, spiegando che Massimo e Chiara Ferragamo rimangono infatti coinvolti nella nuova realtà, e viene confermato anche il management. Rosewood Castiglion del Bosco continuerà ad essere gestito da Rosewood e rimarrà parte dell'omonima collezione globale di hotel ultralusso. Il resort ha recentemente annunciato un ampliamento con 19 suite private di nuova concezione e ora comprende 53 camere, tra cui 42 suite e 11 ville private uniche nel loro genere. Castiglion del Bosco rappresenta senza dubbio un attore importante anche nello scenario locale. Oltre a creare numerosi posti di lavoro e attrarre professionisti, la sua presenza ha generato un traffico annuo di 15.000 persone provenienti da ogni parte del mondo. Avete sentito i dettagli su Castiglion del Bosco, davvero paradiso nella Val d'Orcia, e c'è anche una curiosa, un interessante diciamo commento di Pino Di Blasio sulla Nazione, che dice: pezzi di paradiso e grandi affari della finanza, perché, scrive Di Blasio, fino a 10 anni fa, quando la finanza non aveva creato ricchezze immense virtuali o di carta, il miglior affare del secolo rimaneva quello di chi aveva comprato un ettaro di Brunello negli anni 60 e lo aveva rivenduto dopo l'avvento dell'euro. In tempi che tornano in certi, tra pandemie non sconfitte e guerre nel cuore dell'Europa, il bene rifugio per l'eccellenza non è solo l'oro. La terra si riprende la testa degli investimenti per il futuro. E siccome il mondo è un posto sempre più turbolento, cosa c'è di meglio che comprarsi un pezzo di paradiso lontano da tutto, nel mezzo della Toscana, tra grandi vini e paesaggi incantati? E la vendita di Castiglion del Bosco rientra in questa categoria. E è sicuramente sì, il è un bene rifugio la terra, ma è anche, insomma, non solo per la il ritorno al bucolico, ma chiaramente perché, come nel caso di Castiglion del Bosco, è un'azienda solidissima e di grandissimo livello. Intanto vediamo, ecco qua, passiamo a un altro argomento e parliamo invece della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, perché ieri è tornata a riunirsi appunto e a udire la polizia postale. Come vi dicevo in apertura, hanno chiarito le ricerche uscite dal computer e dai telefoni di Rossi. Sentiamo il servizio e poi ne parliamo. David Rossi non cercò la parola suicidio sui motori di ricerca, ma ricevette nella sua mail testi di newsletter a cui era iscritto dove tale parola compariva. Lo hanno detto gli investigatori della Polizia Postale di Genova, sentiti questo pomeriggio dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta. Era stato il PM Nicola Marini a dire nella scorsa audizione che Rossi, prima della morte, cercò la parola suicidio 35 volte, ma dalla valutazione informatica della Polizia Postale di Genova non risulta.
Non vedo traccia di ricerche effettuate. Questo tipo di attività viene in qualche modo registrata? Non vedo traccia qua. Chiarita anche l'anomalia informatica per cui la mail help in cui l'ex capo della comunicazione MPS annunciava l'intenzione di suicidarsi a Fabrizio Viola il 4 marzo 2013 riporta come data di creazione quella del 7 marzo, il giorno dopo dunque la sua morte. C'è una spiegazione per questo. Sempre dagli atti che abbiamo ricevuti a corredo delle copie dei dischi che venivano dalla Procura di Siena, c'è un documento che dice che la polizia postale della sezione di Siena, data 7 marzo, il giorno dopo la morte, 2013, aveva chiesto alla struttura informatica del Monte Paschi Siena di fare l'estrazione dai server Exchange della casella di posta di David Rossi. La documentazione di Microsoft sul server Exchange 2010, che probabilmente riguarda anche altre versioni del server Exchange, dice che quando si fa un'operazione di questo genere viene memorizzato in un campo che è il campo della modifica la data in cui avviene questa operazione ed è molto probabile che noi ci troviamo la data del 7 per questo motivo. E sull'inchiesta parallela nata nel 2019 su presunti festini di Turzi ha confermato che dal telefono e dal PC di Rossi non è stato trovato nulla a riguardo. William Correa, che ha ucciso una prostituta, afferma di sapere, ha ucciso David Rossi, ma dice anche di sapere qualcosa dei festini al quale lui dichiara di avere partecipato, che si svolgevano in varie località. Noi dovevamo analizzare due dispositivi, un iPad e un computer portatile. Lì abbiamo analizzati entrambi, non trovando nei dispositivi alcun nesso con le cose che lui diceva. Eccoci qua, dunque questo era il servizio che faceva il punto per parlarne. C'è collegato con noi via Skype Aldo Tani. Aldo, buongiorno. Buongiorno Giulia, buongiorno. Allora, tu che insomma hai seguito tutte queste puntate della commissione, hai seguito anche questa ennesima di ieri, un'audizione fra l'altro lunga anche quella di ieri per essere tecnica sostanzialmente, sono state parecchie ore in cui insomma è venuto fuori che un po' una smentita, no, a quello che aveva detto il PM Marini la settimana scorsa in qualche modo. Sì, ieri abbiamo avuto la conferma di quello che già i commissari avevano tentato di far dire a Marini, ovvero che non erano 35 ricerche sulla parola suicidio, ma era dei file veri o propri, ovvero dei messaggi email che potevano essere transitati nel suo computer che poi erano stati cancellati. Ieri gli agenti della postale di Genova hanno spiegato bene questo dettaglio, nel senso che c'era stato in quei giorni uno studio legato ai suicidi dell'anno precedente. Probabilmente David Rossi l'aveva letto questo, o se non l'aveva letto, comunque nella sua newsletter dove arrivava la rassegna stampa di vari con vari keyword o di varie testate che poteva seguire, e ha transitato anche questo articolo. Quindi insomma sgombriamo il campo dal fatto che lui si fosse messo su Google a cercare, no, queste cose. Poi ci sono stati tutta una serie di chiarimenti anche sui presunte differenze fra gli orari, hanno spiegato, no, che cosa è successo quando i dispositivi sono tornati a disposizione della famiglia mesi dopo i sequestri, insomma hanno ricostruito un pochino, hanno fatto un po' di ordine sulle tante cose che erano venute fuori. Hanno fatto tanti ordini, hanno spiegato come mai quella mail a data di creazione 7 marzo, in realtà tutte le mail recitano quella data di creazione, però c'è un nuovo giallo, perché in fondo alla commissione il vicepresidente Luca Migliorino ha tirato fuori questa chiamata che delle 21:54 che è nei tabulati, ma non è nel telefono, non è presente nel telefono di Rossi.
e quindi sarebbe stata cancellata dal registro, e questo lo hanno confermato anche quelli della Postale. E quindi sarebbe cioè qualcuno che l'ha cancellata da dove? Dai telefoni? Non è presente nel registro delle chiamate. Si vede dai tabulati, i commissari sanno anche chi è il numero del chiamante, che non è emerso, però nei tabulati questa chiamata delle 21.54, nel registro delle chiamate questa telefonata delle 21.54 non è presente. E lo hanno confermato anche gli agenti della Postale, avendo analizzato quello che era poi il contenuto del telefono. E invece, per quanto riguarda, dunque, capiremo, no? Immagino che ci saranno altri approfondimenti su questo. Fra l'altro ci sono diverse audizioni già programmate, a partire dalla settimana prossima, quella attesa con l'ex amministratore delegato di MPS Viola. Sì, quella è un'udienza attesa, anche se poi Viola è al centro soprattutto dello scambio di mail, del famoso scambio di mail, e diciamo quell'argomento è stato un po' sviscerato, resta da capire se Viola quella mail l'ha letta o no. Oddio, la segretaria Lorenza Peraccini ha spiegato che Viola quella mail l'ha letta, perché quella mail era aperta, quindi lei un suo parere ha già dato. Poi vediamo di capire poi cosa potrà aggiungere Viola al contenuto della commissione, al lavoro che sta facendo la commissione. Io credo che poi udienze attese saranno soprattutto quando ritorneranno i PM, che parleranno ancora, tornerà Marini e tornerà Nastasi al momento. E ma la sensazione, tu che idea ti sei fatto del procedere di questa commissione? Ma si va per affermazioni smentite, diciamo che non ho capito, sinceramente non ho capito in che fase siamo. A volte mi sembra che siamo un po' in una fase di stallo, che non so cosa possa portare di nuovo in qualche modo. È vero anche che siamo tutti in attesa, dico siamo perché chiaramente chi la segue anche dall'esterno, certo, come lavoro, dei risultati della Max Perizia. Io certo credo che dovremmo quasi esserci, se non sbaglio avevano detto fine marzo, giusto? Dovremmo quasi esserci, sì, perché erano tre mesi da metà di dicembre più o meno. Metà dicembre, io credo che quello possa essere un punto di svolta. C'è il rischio, ma questo vedrai, deve essere così, che probabilmente in base ai risultati si possa andare avanti o ci sia un punto d'arresto, perché una verità quelle perizie in qualche modo la devono dire. Chiariamo, non è che devono dire come è morto Rossi, perché non è detto che riescono a dirlo, perché si basano su risultati fatti a distanza di anni, con tanti particolari che non sono più reperibili, però un'indicazione forte la possono dare. E così, insomma, penso replicano queste maxi perizie insieme alla commissione anche i commissari. Certo, vedremo infatti che cosa uscirà. Intanto appunto sono alcune audizioni già fissate, tra cui anche quella del ministro Franco, no? Il ministro dell'economia. Sì, appunto, c'è anche il ministro dell'economia, però sono tutti attori diciamo all'atere di questa. Sì, anche perché il ministro, certo, non c'era, certo, 9 anni fa, quindi. No, appunto, il ministro non c'era, ma volevano sentire Ettore Gotti Tedeschi, che qualcosa potrà dire sui rapporti con il Vaticano, anche se mi sembra che sono stati anche lì abbastanza chiariti, insomma. Nastasi l'ha delineato abbastanza chiaramente i rapporti che loro avevano cercato di mussare con il Vaticano. Ora non so che ruolo può avere avuto Rossi in tutta questa vicenda, ma insomma gli aspetti, i famosi nomi di peso che dovevano essere sentiti sono quasi stati sentiti tutti, cioè manca l'ex amministratore delegato, poi
insomma, su per giù ci siamo. Vedremo, continueremo a seguirla. Senti Aldo, io devo andare un attimo in pubblicità, mi aspetti lì e torni con noi dopo la pausa? Certo. Pubblicità, torniamo fra pochissimo. Eccoci qua, siamo ancora in diretta, c'è ancora collegato con noi Aldo Tani. Aldo, volevo ritornare un attimo sulla notizia che ha dato ieri il Corriere di Siena su questa ipotesi di rimpasto di giunta. Ieri si faceva il nome addirittura di tre assessori, Apolloni, Tirelli e Fazzi, che sarebbero potenzialmente in uscita, ma che cosa ne pensi, come la leggi? Ma è strana la tempistica. Perché è tardi, ovvero il rimpasto di giunta a metà mandato è una cosa che spesso viene fatta per dare slancio agli ultimi due anni di azione di governo cittadino, oppure è troppo presto, nel senso va bene avere le mani libere, ma cambiare tre assessori così a un anno e mezzo, a un anno e tre mesi dalle elezioni, è una cosa che non è molto usuale, cioè magari potevi aspettare passata la stagione estiva e poi in autunno iniziavano i primi movimenti. Qui è una conferma, se così fosse, che la stagione politica, ovvero la stagione elettorale, è partita con grande anticipo. E allora c'è da domandarsi, ma poi che succede al governo di questa città? Cioè nell'ultimo anno e tre mesi si pensa solo alla fase elettorale? Non si porta più avanti, perché comunque stiamo uscendo quantomeno dalla pandemia, quindi questa città ha bisogno di rimettersi in marcia e servono tante misure. Cambiare tre assessori, di cui uno tecnico, e quello al bilancio, è una cosa molto strana, come lo strana sarebbe anche l'uscita dell'Apolloni, che volente o nolente è stata l'assessore di riferimento per tutta la fase della pandemia. Certo, assolutamente, e sarebbe strano per quanto mi riguarda anche l'uscita di Tirelli, che comunque è stato un po' il deus ex machina di tante cose, è sempre in prima fila, sempre molto presente, ha avuto in mano deleghe importanti come il commercio e il turismo e è stato anche proprio molto sugli scudi di questa giunta. Allora sì, però Tirelli, te che comunque segui la scena cittadina, se ci fai caso, negli ultimi mesi è molto arretrato. È vero. È scomparso dalla prima linea. Praticamente si è scambiato con De Mossi, con il sindaco De Mossi, chiaramente. Ovvero nei primi tempi, il primo anno, un primo anno e mezzo, la faccia dell'amministrazione comunale era l'assessore Tirelli. Eh sì. C'è stato questo cambiamento, questo cambio di passo, ovvero il sindaco è venuto più fuori. Anche Benini sicuramente ha preso Benini, spazio sulla scena. Però Benini è venuto fuori perché ha avuto delle questioni contingenti che lo hanno spinto a venire fuori, perché comunque il Franci, il problema stadio, era lui l'assessore di riferimento, è venuto fuori per evidenti motivi. Tirelli, che era comunque l'uomo che ci metteva la faccia in ogni argomento, anche quelli non di sua competenza, perché comunque era, diciamo, l'uomo immagine, ora è un'espressione brutta, però per capirsi, è rientrato nelle retrovie e negli ultimi mesi si vede marginalmente, e su di lui, effettivamente, per quello che è potuto arrivare a me, le voci di un passo indietro c'erano. Fra l'altro non si vede nemmeno in occasione del grande evento che c'è questo fine settimana, cioè le strade bianche, che devo dire, non so, è passato un po' in sordina. Negli anni scorsi, soprattutto pre-pandemia, c'era anche una fase di preparazione nei confronti di questo evento molto importante, con l'allestimento del villaggio, conferenze stampa, cartellonistica, eccetera. Io mi sono ritrovata un pochino spiazzata su questo, anche Tirelli non lo abbiamo mai visto su questo tema in questi giorni. No, io penso, è vero, è passato in sordina, Siena ha organizzato altri eventi, non lo so se è contingente la situazione che stiamo un po' vivendo tutti o per quale motivo, è vero, comunque sì, questo evento, che è un evento capillare, che in piena pandemia fu fatto l'anno scorso agosto
e se non una vera e propria ripartenza, perché era tanto tempo che non si vedeva niente, mi sembra, o nel 2020 o nel 2021. No, nel 2020 fu fatto ad agosto, nel 2021 l'anno scorso fu fatto però a porte chiuse sostanzialmente solo con gli atleti. È che è un evento molto atteso, non da Siena, in realtà da tutta Italia, perché è una corsa atipica nello scenario italiano che riguarda le corse del nord, quindi è veramente unica nel suo genere nel nostro paese. Sì, sta passando in sordina. Ora, i motivi sinceramente mi sfuggono, sta passando in sordina anche da parte della promozione della città, questo è. Assolutamente. Un'ultima battuta, visto che l'altro tema di cui abbiamo parlato tanto anche in ottica politica è il palio. Ieri questo comunicato stampa del comune che dice il sindaco ha incontrato la deputazione, la nuova deputazione del magistrato, il nuovo rettore, incontrerà presto i capitani, cominciano anche le manovre del protocollo, eccetera. Quindi c'è questo senso di normalizzazione in qualche modo? Nonostante tutto quello che sta succedendo intorno a noi, che mi fa sembrare quasi assurdo parlare di queste cose. Ma sicuramente così. Ora è chiaro che non ce ne siamo accorti, perché siamo passati da una pandemia a una guerra. Fortunatamente per noi la guerra non è nel nostro paese, o almeno questi sono gli scenari in questo momento, ma se non fosse stato così, e sarebbe dovuto essere così, praticamente in questo momento si viveva una vita normale, assolutamente normale, nonostante la gente continui a morire, perché i morti ci sono ancora, la gente continua a essere positiva, però con la fine dello stato di emergenza sempre più prossimo, perché il 31 di marzo scade, un'Italia che comunque è vaccinata nella stragrande maggioranza della popolazione, la via verso il palio era ormai tutta battuta, anche se, come hai detto te, fa effetto, fa strano, e non lo so quanto ora è centrale parlare di queste cose. Sì, infatti è un po' diciamo che è il nostro modo per augurarci che si possa farlo il prima possibile, no? Cioè per augurarci che questa parentesi terribile sia breve in qualche modo e che si riesca a ricominciare presto a parlare di cose, diciamo così, leggere. Sì, lo spero, però ecco, dalle dichiarazioni che vengono ieri dall'incontro fra Macron e Putin, non credo che sarà una cosa breve, o quantomeno se è breve non so poi quanto sia positiva questa durata breve, appunto, del conflitto. Assolutamente. Aldo, io ti ringrazio di essere stato con noi anche oggi, ti auguro una buona giornata e ci vediamo la settimana prossima. Bene Giulia, buona giornata anche a te e a chi ci segue. Grazie mille a Aldo Tani, parlavamo appunto del conflitto e a questo punto è giusto anche fare il punto su molte organizzazioni e anche il diritto allo studio universitario che hanno risposto alla richiesta del governatore Gianni di impegnarsi per l'accoglienza proprio delle persone che scappano dalla guerra. Appello che è stato accolto anche dall'azienda, dal DSU di Siena, che si impegna a ospitare 120 studenti, appunto 50 dei quali proprio a Siena. Sentiamo tutto nel servizio. Il presidente della regione Eugenio Gianni, durante il vertice di ieri con i prefetti, Lance e l'Unione delle Province, ha voluto richiamare l'attenzione sulla drammatica situazione ucraina alla quale non si può voltare lo sguardo. Ha richiamato tutti, associazioni, istituzioni e organizzazioni della regione, per accogliere donne e bambini che stanno arrivando alla spicciolata e che hanno bisogno di aiuto. La Toscana per questo si prepara per andare oltre la solidarietà, mettendo a disposizione le sue strutture e le sue risorse. Anche l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario farà la sua parte. Infatti aprirà un corridoio studentesco per accogliere in tutte le sue sedi delle tre città universitarie, Firenze, Siena e Pisa, studenti ucraini che scappano dalla guerra. Noi abbiamo degli studenti ucraini, come probabilmente adesso stiamo facendo un censimento, abbiamo anche degli studenti russi, ma quello che è fondamentale, stiamo verificando le nostre residenze per poter accogliere delle persone nelle nostre residenze. Al momento attuale abbiamo ricavato 70 posti letto distribuiti sulle tre città sedi universitarie, quindi Firenze, Pisa e Siena.
Mi raccomando che non ci sia, mi raccomando anche ai nostri studenti che non ci sia la caccia al russo. Un conto è Putin e l'oligarchia che ha voluto questa guerra, un conto invece è la pace che vogliamo tutti e vogliono soprattutto gli studenti, anzi gli studenti sono veramente messaggeri di pace, i nostri studenti. Secondo una prima stima degli organi del diritto allo studio universitario, gli studenti ucraini che arriveranno in Toscana saranno circa 120 totali. Siena sarà la sede che ne ospiterà di più, ben 50, mentre 45 andranno a Firenze e 25 a Pisa. Ecco qua, questa è la ripartizione chiaramente degli studenti, importante quello che ha detto proprio il nostro ospite, cioè non, una cosa sono le persone, una cosa il popolo è una cosa, sono ovviamente il gruppo di potere che vuole la guerra, questo è sempre bene tenerlo a mente. Noi ci fermiamo ancora, un'altra pausa pubblicitaria, torniamo fra poco con un nuovo ospite. Buongiorno Siena, dunque siamo ancora in diretta, cambiamo argomento, cambiamo ospite, ritroviamo un amico di Buongiorno Siena e un senese seppur prestato temporaneamente, voglio dire così, a Milano, c'è collegato con noi Claudio Lenzi, collega e giornalista della Gazzetta dello Sport. Claudio, buongiorno. Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti. Ho detto temporaneamente perché prima o poi ti speriamo di riportarti a casa, A casa quasi, chi lo sa, chi lo sa. Intanto continuiamo a fare questo lavoro a Milano, poi si vedrà, insomma. Mi sembra giusto. Allora, parlavamo di sport perché Claudio è ospite nostro oggi per parlare soprattutto e in primis delle strade bianche, di cui parleremo poi più tardi. Prima però, visto che tu appunto lavori in un giornale come la Gazzetta che dello sport fa il suo tutto, vorrei da te aiutare, che tu ci aiutassi a capire un po' l'impatto di questa reazione che ha avuto il mondo dello sport rispetto al conflitto. È di ieri la notizia, ad esempio, che gli atleti russi non potranno partecipare alle Paralimpiadi che si aprono oggi o sì, domani in Cina, sì. No? Sì. Che è arrivata sì, un po' a sorpresa, perché prima sembrava che li avrebbero fatti partecipare come l'altra volta sotto l'insegna, diciamo, internazionale, non con la bandiera russa, e adesso invece sono stati proprio esclusi. Esatto. Oggi inizia la Paralimpiade invernale a Pechino, cerimonia d'apertura alle 12.55 su Rai 2 per chi vuole seguirla. È un appuntamento che inizia certo in un clima di tristezza, perché la tregua olimpica non c'è. Molti sapranno appunto che durante i Giochi Olimpici, tanto le Olimpiadi quanto le Paralimpiadi, le guerre si dovrebbero fermare, questo è un trattato che è stato firmato tanti anni fa all'ONU e che purtroppo questa volta non viene rispettato. Non ci saranno, come hai detto, gli atleti russi e bielorussi, perché questo? Perché inizialmente il Comitato Paralimpico aveva stabilito proprio di far partecipare questi atleti sotto un'insegna generica. Senza inni nazionali, senza bandiere dei rispettivi paesi e senza la possibilità di poter partecipare al medagliere. Questo però non è andato bene a molti degli altri paesi partecipanti. Molte nazioni hanno detto: se dovessimo incontrare questi atleti nei nostri palazzetti, insomma, nelle nostre manifestazioni, saremmo noi a non partecipare. A quel punto il Comitato Paralimpico ha dovuto fare una veloce retromarcia e prendere questa decisione, che sinceramente non so dire se è giusta o sbagliata. È un tema complicato sicuramente. Direi sbagliata se penso agli atleti, se penso a delle persone che per 4 anni hanno preparato con grande sforzo, con grande impegno questo appuntamento e un giorno prima scoprono che non potranno partecipare. Ma allo stesso tempo mi rendo conto che in guerra vengono prese anche delle decisioni ingiuste e vanno accettate, e questa forse è proprio una di quelle più,
più ingiuste dal punto di vista degli atleti, ma comprensibili da un altro punto di vista. Che fanno parte un po' di questa manovra di isolamento, no? Della Russia, che passa anche attraverso lo sport, l'hanno fatto nei giorni scorsi, voglio dire, la FIFA e l'UEFA, l'hanno fatto il Gran Premio, il circuito del Gran Premio, l'hanno fatto molte squadre che si sono proprio rifiutate anche di affrontare gli avversari russi, no? La sospensione delle nazionali, dei club, dalle competizioni internazionali, cioè lo sport si è mosso davvero tanto su questo. Sì, esatto, esatto. Ci sono due grandi fronti. Uno è quello che hai appena ricordato, quello del boicottaggio, che ha riguardato appunto l'esclusione da parte di tante federazioni delle squadre russe e bielorusse dalle competizioni. Oppure appunto, come ricordavi, la Formula 1 che ha cancellato il Gran Premio di Russia, tante federazioni che hanno sospeso le loro manifestazioni previste in Russia e tanti atleti che si sono ritrovati da un giorno all'altro impossibilitati a poter partecipare alle varie manifestazioni. Poi c'è il fronte bellico, quello della guerra vera e propria, che riguarda invece gli atleti ucraini. Tantissimi sportivi ucraini hanno abbandonato la loro attività per arruolarsi e quindi oggi ci ritroviamo pugili, ciclisti, calciatori, allenatori in prima linea sul fronte, chi con un fucile in mano, chi semplicemente magari che prova a dare una mano facendo spesa, portando medicinali, rifornendo appunto chi è in prima linea come meglio si può. Ecco, è un qualcosa che ci ha lasciato sinceramente stupefatti, perché pensare a persone appunto che nella vita magari fanno semplicemente sport, quindi la loro attività principale è quella di magari di stare sul ring, di allenarsi per un incontro di box, e che poi da un giorno all'altro decidono di cambiare completamente vita. Certo, e dall'altra, il terzo fronte ancora invece, sono tutti quegli atleti russi che si stanno spendendo contro la guerra. Abbiamo visto, mentre parlavi, ad esempio il gesto del tennista, no, che ha scritto No War sulla telecamera, poi ha preso posizione anche il numero uno del mondo, che è russo per l'appunto. Insomma, tanti sportivi che si stanno facendo ambasciatori di pace, sportivi russi dico. Sì, 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 hai ricordato Medvedev, numero uno della classifica ATP, in questa piccola finestra prima che torni a esserlo Djokovic, che ha speso parole importanti, perché nonostante appunto sia russo e si sa quanto non sia facile per gli atleti russi esporsi certo, in direzione contraria rispetto all'autorità che Putin rappresenta in quel paese, dall'altro canto capisco anche che non sia facile per un atleta parlare coscientemente su un tema come la guerra. Mi viene in mente per esempio l'allenatore del Chelsea, Tuchel, che all'ennesima domanda fatta da un giornalista sul conflitto alla fine ha sbottato dicendo ma perché lo chiedete a me? Io non saprei veramente darvi una risposta sensata. Io faccio un altro mestiere, giustamente. Io faccio un altro mestiere e rispetto chi si occupa di quei temi e chi è in prima linea, insomma. E lo stesso direi anche per gli atleti. Ci sono stati anche degli artisti, dei direttori d'orchestra che hanno detto, per quanto io possa essere contrario alla guerra, non riesco a esprimere un concetto più sostanzioso, più importante su questo tema. Certo, anche perché appunto, insomma, sono anche questioni particolarmente complicate, insomma, c'è un po' questa moda di voler far parlare tutti su tutto, che non è nemmeno giusta, no? Perché giustamente gli atleti fanno gli atleti e si occupano di altro. E a proposito di atleti, io vorrei un attimo tornare al nostro tema iniziale di cui volevamo parlare, perché abbiamo bisogno tutti un po', senza sminuire niente, però abbiamo bisogno tutti anche un po' di parlare di normalità, no? E quindi tornare alle nostre strade bianche, organizzate da RCS ovviamente, quindi è la classica del nord più a sud d'Europa, come ormai è stata definita, e domani parte da Siena e è un appuntamento come sempre tanto atteso, non solo dal circuito del ciclismo, dalla promozione dei territori, un po' da tutti quanti.
Eh sì, finalmente. Dopo 2 anni torna una strada bianca, non in bolla, non in lockdown, ecco, diciamo, un'edizione regolare di quelle che ci piacciono tanto, che ci permetteranno di vedere tutto il territorio senese nella sua bellezza, con il tifo, con i colori, ecco, di questo inizio di primavera, spero. Sì, oggi non è che proprio sia primavera, è piuttosto brutto il tempo, molto grigio e piove un po', vediamo domani, le previsioni però dovrebbero essere buone, quindi forse quest'acqua li toglie domani un po' di polvere. Domani portano sole, esatto, domani portano sole, quindi vedremo se sarà più polvere o fango. Sì. Certo è che al via ci sono dei grandi campioni, a partire dal campione del mondo, Alaphilippe, al vincitore del Tour de France per 2 volte, Pogacar, e a tanti altri che proveranno a vincere la prima classica della stagione. Ormai per tutti questa è la prima classica della stagione. È una corsa che, lo dicono loro, lo dicono i professionisti delle due ruote, è una corsa che non ha eguali nel mondo. Ha delle caratteristiche uniche, questi 60 chilometri di sterrato, appunto, che fanno la differenza per tanti motivi, non solo per il gesto atletico, ma per il rischio di furature, di incidenti meccanici, di tattiche che fanno saltare il banco, fino poi all'ingresso della città, della salita di Santa Caterina, dove lo si è visto le gambe anche l'anno scorso. A tutti, veramente. Esatto, cioè, a noi anche a piedi, figuriamoci a questi in bici che hanno già fatto 150 chilometri, quindi insomma. Sì, ecco, lì poi diventa veramente un qualcosa quasi da ciclocrossisti, ecco. I corridori sviluppano un wattaggio, come si dice in gergo tecnico, un'energia che davvero non è neanche del ciclismo su strada, è altro, insomma. E fra l'altro anche per questo è diventata, dicevi giustamente, così amata, no? Anche proprio dai corridori, che insomma è sentita come gara, non è una gara qualsiasi. No, assolutamente. Lo stesso anche a livello femminile, ci saranno al via le più forti del mondo come atlete. È il segno proprio che è una gara che si viene a cercare, ecco. Se uno prova a immaginare il calendario ciclistico nel suo insieme, verrebbe da dire: ma com'è possibile che a marzo ci siano già dei corridori in forma per provare a preparare questa gara? Invece è proprio così. Ci sono ormai dei ciclisti che mettono come obiettivo nella loro stagione quella delle strade bianche e della Milano-Sanremo, che poi è l'altra classica successiva a quella di Siena. E quindi ci aspettiamo veramente un grande spettacolo. Eh sì, fra l'altro appunto 11 settori di sterrato, le salite storiche, il Monte Sante Marie, Colle Pinsuto, poi chiaramente le tolfe sul finale prima di entrare in centro, e insomma tanti davvero, e questo spottone per il territorio incredibile, no? Con non so più quanti paesi collegati a queste immagini. Sì, è un evento mondiale, ecco, se pensiamo un attimo che il nostro altro grande evento mondiale, il Palio, è fermo appunto da 2 anni, torniamo ad abituarci ad avere questa visibilità con la corsa ciclistica, sperando poi che questo sia anche l'anno che ci riporta a vivere la nostra festa. Ne parlavamo infatti poco prima durante la nostra diretta, insomma lo speriamo davvero. Finite le strade bianche, parte subito la Tirreno Adriatica, che anche quella è sul nostro territorio, passerà da Sovicille, anzi arriverà a Sovicille e quindi di nuovo quella parte di Val di Merze, quindi insomma il Senese è sempre più terra di ciclismo in qualche modo. Eh sì, devo dire che le terre di Siena si stanno abituando bene negli ultimi anni, perché tra le strade bianche, che appunto è un appuntamento fisso, il Giro d'Italia, che lo scorso anno è partito da Siena, e adesso la Tirreno Adriatica, insomma è chiaro che il territorio si presta. Senza dimenticare l'Eroica poi, che insomma non è sì, ciclismo professionistico, però ecco, le due ruote ci piacciono. E che poi è diventato un evento mondiale, quindi esatto. Ormai... Però ecco, devo dire, non basta avere delle strade che si prestano alle due ruote, bisogna anche saper lavorare, saper essere dei bravi organizzatori. Se Siena tutti gli anni torna ad ospitare grandi eventi ciclistici, vuol dire che c'è la soddisfazione da parte di tutti, e questa mi sembra la cosa più importante. Certo, quindi occhi puntati su Alaphilippe ovviamente, ma ci potrebbero essere delle sorprese sullo sterro?
Un nome su tutti? Pidcock, inglese campione di ciclismo su pista, corridore estremamente versatile, che insieme a Pogačar potrebbe fare qualcosa di particolare. Vediamo, sono curioso. Mi sento meno di consigliare magari un italiano, perché non lo so, però mi sembra che storicamente questa non sia proprio una gara da corridori italiani. Ci vorrà del tempo per iniziare a digerirla. È proprio una classica del nord, appunto, al sud, che richiede delle caratteristiche da ciclocross quasi in alcuni punti, e quindi ci sono campioni, ecco, che purtroppo quest'anno non ci saranno, come Van der Poel piuttosto che Van Aert, che sono appunto stati campioni protagonisti di ciclocross, poi che su questa corsa, esatto, delle scorse edizioni, grandi cose, esatto, grandi cose, sì. Bene Claudio, io ti ringrazio, ve la vedremo insieme domani, insomma, questa grande classica. Vi ricordo anche a tutti che le strade bianche portano molti disagi alla circolazione, quindi controllate i divieti di sosta, esatto, le strade chiuse, soprattutto quando passa la carovana, sia il femminile che il maschile, strade chiuse per mezz'ora, un'ora quando passa la carovana, quindi poi non ci arrabbiamo, lo sappiamo che ci sono questi piccoli disagi a fronte di, insomma, una bellezza che, ecco, è importante, quindi... E per chi invece se la vuol godere in televisione, giusto, ore 14:30, Rai Sport, e si vede anche bene, ci sarà l'elicottero, vedremo tutto dall'alto, sarà molto bello. Sarà molto, insomma, bello. Claudio, grazie di essere stato con noi, io ti auguro un buon lavoro, a risentirci presto. Grazie, buon lavoro a te, un saluto a tutti. Grazie a Claudio Lenzi della Gazzetta dello Sport. Noi facciamo l'ultima pausa pubblicitaria e torniamo fra pochissimo. Eccoci qua ancora in diretta, siamo quasi in chiusura della nostra puntata. Prima però prima vi devo dare una precisazione, perché prima sbagliando ho detto che sarà audito il ministro del Tesoro Franco, che sì, sarà audito da una commissione d'inchiesta, ma non quella Davide Rossi, ovviamente, nella quale infatti non entrava nulla, ma dalla commissione d'inchiesta sulle banche. L'audizione di Franco sulle prospettive per il Monte è fissata al 28 marzo, quindi precisazione. Avevo dato un'informazione sbagliata. E invece per chiudere la nostra puntata parliamo di palio, che è entrato un po' nelle nostre conversazioni, perché sono 152 i cavalli iscritti all'ammissione per il protocollo. Tra questi molte novità, ovviamente, visto anche che sono due anni che siamo fermi, tre cavalli vittoriosi, il primo appuntamento, le previsite del prossimo fine settimana. Sentiamo tutto nel servizio che è andato in onda nel nostro TG. Sono 152 i cavalli iscritti per l'ammissione all'albo del protocollo equino 2022, un numero che si avvicina molto a quello dello scorso anno, quando le domande furono 169. Non molti cavalli presenti che hanno corso a meno un palio, mentre circa la metà del totale sono cavalli tra 6, 5 e 4 anni. Molte quindi le novità da osservare al ceppo la prossima settimana e poi nelle corse di addestramento in programma da fine marzo. Per parlare del parco cavalli 2022 servirà però anche un po' di esperienza. Solo Tue Due e Tabacco, con 5 e 4 pali corsi, sono tra i soggetti con maggiore conoscenza della piazza. Troviamo poi Violenta da Clodia, Remistilo e Schietta con 3 pali e una per tutti con 2. 3 invece i cavalli vittoriosi presenti, Rocco Nice nel luglio del 2018, Tale Quale a luglio 2019 e Remorex nell'ottobre del 2018 e ad agosto 2019. Con una sola presenza in piazza, poi Unidus, Tot Goddu e Techero. Accanto a questi, molte novità che potranno emergere in questo nuovo anno di attesa ripartenza. Il primo appuntamento per le carriere del 2022 sarà il prossimo fine settimana, con le previsite alla clinica veterinaria del Ceppo. Visto il numero di cavalli iscritti, il programma dovrebbe essere suddiviso in 3 giorni, venerdì e sabato per l'intera giornata e domenica soltanto la mattina. Da lì poi la lista degli ammessi al protocollo e quindi il via con le corse di addestramento a Mociano e Monticiano dal 22 marzo. 10 gli appuntamenti in programma per vedere le novità e rivedere vecchie conoscenze, in attesa che la macchina organizzativa del palio possa finalmente azionarsi.
Questo è il nostro servizio, noi adesso siamo davvero in chiusura, vi ricordo domani l'appuntamento con le strade bianche, corsa professionistica, domenica la Gran Fondo con i 6.000 iscritti amatori, attenzione alle chiusure delle strade che riguardano soprattutto l'asse Fortezza, Pescaia, Colonna di San Marco, poi strada di Ponente per uscire, poi la zona di appunto Colle Pinsuto, Le Tolfe, San Miniato e poi Viale Sclavo Cappuccini, Pescaia, Santa Caterina per rientrare in centro. Attenzione ai divieti, ce ne sono molti, è un po' sempre lo stesso discorso, meritano il gioco, vale la candela, come si dice, per quello che sarà un grande spettacolo per il nostro territorio. In chiusura vi do l'ultima notizia del l'ultima ora che troviamo ancora dallo scenario internazionale. Abbiamo parlato in apertura della centrale di Zaporizhzhia sotto la centrale nucleare che era stata attaccata questa notte. Adesso dicono le ultime notizie che è passata sotto il controllo delle forze russe. L'impianto è in sicurezza ma è controllato dai russi. Questa è l'ultima notizia con cui chiudiamo questa settimana davvero lunga e faticosa per tutti quanti. Lunedì un nuovo negoziato, speriamo che ci siano degli spiragli. Io vi ringrazio di essere stati con me anche oggi, grazie a Tommaso Bruni in regia, vi auguro un buon fine settimana, Buongiorno Siena torna lunedì alle 7.30 con la rassegna stampa.